Rocco, il personaggio femminile di questa commedia che dobbiamo ancora andare a vedere. Cioè, siamo lì lì, siamo nel suo camerino, e il prete e il bandito. Allora, l'unica cosa che so è che sei la moglie. Com'è esatto. Questa moglie? Sono Sabrina, che è la moglie di Pietro, ed è una donna che ha subito per anni le violenze non fisiche, ma una violenza di costrizione da parte del marito, diventando poi quella che lui voleva e perdendo quella che lei era. Sabrina con fatica e con coraggio, dopo anni anche in cui ha cercato di parlare col marito, di confrontarsi, di manifestare il suo malessere, decide di troncare, prende il coraggio, trova la lucidità anche per affrontare la separazione, e però questo scatena l'incredibile. E da qui tutta la vicenda che si svolge in una chiesa in cui Pietro poi arriva. Insomma, adesso non vi racconto tutto perché poi lo venite a vedere, però appunto. La cosa che ci tengo a dire è che è una bella scommessa quella di questo lavoro, perché è una commedia, però è una commedia dove c'è anche una denuncia importante, che è quella della violenza sulle donne, e quindi ecco, vi aspettiamo, perché diamo l'appuntamento allora a Teatro Golden fino al 21 aprile, sì. E tutti i giorni, e siamo qui e vi aspettiamo. Grazie. Prima della prima del prete e il bandito, con il regista Augusto Fornari, che poi è autore ed è anche attore. Fa una parte molto speciale, vero? Sì. Sì, decisamente molto speciale, nel senso che poi io ho fatto molto spesso il comico, questa non è proprio una parte comicissima, diciamo, la mia, poi ci sono altre parti che sono invece più divertenti, ma è la parte di un uomo che uccide la moglie. Si nasconde in una chiesa e prende in ostaggio un prete e due chierichetti, quindi insomma non è proprio uno, è una botta di simpatia, si potrebbe dire, ecco, uno, anzi, è un personaggio molto duro, molto... Come ti senti ad entrare in questo personaggio, appunto, un po' difficile? È difficile, sì, è molto difficile, sto male prima e sto male anche dopo, infatti oggi ho la doppia e sono un po' preoccupato, nel senso che, anzi, il malessere di dopo, diciamo che lo sfrutterò per lo spettacolo delle nove, diciamo. Certo, certo. È molto difficile, è durissima. Alle prove è stato molto duro perché dopo tre ore e mezza eravamo tutti... distrutti. Sì, essendo molto... una tensione emotiva di quelle quasi insostenibili. Sì, ci siamo accorti che dopo tre ore e mezza davvero non ce la facevamo più. Diamo l'appuntamento ai nostri spettatori per venirvi a vedere. Allora, al Teatro Golden fino al... 21 aprile, vi aspettiamo qua. Con... Il prete e il bandito. E il bandito. Di e con Augusto Fornari e Laura Luocco, c'è il grande Sergio Fiorentini, ci sono due ragazzi della scuola del Golden, Amedeo De Gais e Marco Benelli. Vi aspettiamo. All the best. Siamo davanti al Teatro Golden, è appena terminato questa bellissima pièce, Il prete e il bandito, e con noi ci sono i due chierichetti. Marco Benelli. E Amedeo De Gais. E tu sei Erminio. Erminio Sciacca. Leo. Tu sei Leo. Sono napoletano, per forza. Che sei il suo tutore, dovresti portarlo sulla buona... Ma non vuole imparare. No, E avete paura davanti a quell'uomo con la pistola? Ma io sì, ma non lo faccio, ma non lo do a vedere, perché io sì. E invece tu, tantissima paura, però che cosa gli dici? Allora sono 22 anni, se... Cioè, conosco un po' la legge, perché... Perché tu non sei avvocato. No, no, ma ne ho conosciuti tanti per lavoro. Certo, perché fai avanti e indietro con la galera, esatto. Che non deve essere nominata. Ragazzi, grazie. Siete bravissimi. Grazie tanti mille. Tanti auguri, e mandiamo grazie, tutti i nostri telespettatori a vedervi, perché vale veramente la pena, grazie. Fino al 21 aprile al Teatro Golden. Vi aspettiamo allora. Grazie.